Stucchiamo il mondo su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi continuiamo il nostro viaggio nel meraviglioso mondo delle stuccature. Infatti oggi vi farò conoscere le stuccature in pasta con spatola. Queste stuccature sono quelle stuccature che non sono in piano orizzontale, ma che spesso devono essere fatte in piano verticale o addirittura a soffitto. Di conseguenza hanno bisogno di una materia, quindi uno stucco che sia più corposo rispetto a quello liquido, che sennò scivolerebbe via e correrebbe sporcando tutto il manufatto, e che mantenga la posa, cioè che messo in posa rimanga lì dove lo mettiamo. Se non vi ricordate come creare lo stucco in pasta, cliccate qui e troverete il video di riferimento. Anche questa stuccatura è una stuccatura che va fatta con molta attenzione, quindi concentrazione e spostiamoci sul piano da lavoro per vedere come si fa la stuccatura col gesso in pasta. Ecco l'occorrente per preparare la nostra stuccatura con gesso in pasta. Innanzitutto dello stucco in pasta, se non sapete come si fa cliccate qua e troverete il video. Naturalmente guardate il video dello stucco in pasta naturale, non acrilico per il restauro, sempre naturale. Delle spatoline di diversa misura, questo dipende dalla vostra manualità, ognuno si trova bene con spatoline differenti, certo dipende sia dalla manualità che dalla grandezza della lacuna che dovremo colmare. Io vi suggerisco delle spatoline piccole, insomma, vi faccio vedere il raffronto con la mia mano, magari una un po' più grande per stendere e quella più piccola per applicare direttamente lo succo. Un tampone, quindi una pinza con del cotone idrofilo arrotolato in punta, e un bisturi a lama fissa, possibilmente a lancia. Della colletta fatta semplicemente con dell'acqua e un 10% di colla di coniglio. Un pennellino, una spatola più grande che potrebbe servirci per la rifinitura, e della carta abrasiva 230. Naturalmente la nostra tavoletta d'esercizio. Poggiamo il nostro stucco vicino ma non sull'opera d'arte, cominciate a ragionare come se davanti aveste un'opera d'arte e non una tavoletta d'esercizio. A proposito, se volete spiegato come si fanno le tavolette d'esercizio lasciatemi un commento dove me lo chiedete, ma comunque in linea di massima sono compensato, cartoncino retroalbum e un'immagine di arte dossier o maestri del colore che naturalmente dovrete sacrificare per imparare come si fanno le stuccature, che non vanno mai imparate direttamente sulle opere d'arte, perché questo veramente sarebbe deleterio. Prendiamo una piccola spatolina e con la punta andiamo a, dall'interno verso l'esterno, inserire il nostro stucco. Piano piano all'inizio, non andate subito con grandi quantità, perché così lo controllerete meglio. Quindi appongo e tiro. Quando sporcate, subito col tampone leggermente inumidito, ma proprio leggermente inumidito, pulite immediatamente, senza bagnare la superficie pittorica, ma solamente inumidendola. Giusto la quantità che ci serve per pulire. Impareremo più in là anche a non sporcare completamente con l'esercizio. Io sto facendo una stuccatura come la fareste voi la prima volta, perché questo è un corso di restauro e quindi affrontiamo le problematiche come vi troverete voi ad affrontarle a casa. Non è un corso dove faccio vedere come sono brava a restaurare, sempre che lo sia. Questo è tutto da vedere. Allora, quindi inseriamo, spalmiamo e tiriamo via e solleviamo verso l'alto. Quindi con un tampone togliamo via l'eccesso. Nella realtà questa pulitura che io così sto facendo a cuor leggero, quando mai avremmo dovuto farla su un dipinto, sarebbe stata preceduta da un saggio di solubilità, cioè dal vedere se l'opera d'arte resisteva al passaggio di un tampone
con l'acqua, se no si sarebbe provveduto con diversi mezzi per le puliture varie. Ma noi partiamo dalla cosa più semplice e poi piano piano ci spostiamo verso la più complessa. Una volta riempita tutta la lacuna, andiamo a livellare con gli strumenti sempre puliti, quindi fate attenzione che il taglio della spatolina sia sempre sempre pulito, in modo da non lasciare strisce al passaggio. Non schiacciate troppo, dovete solo livellare e casomai rimpinguare se avete tolto troppo. Ok, passiamo e rimettiamo dove ci accorgiamo che ci sono degli avvallamenti. Un percorso un po' lunghino, ma necessario. Io oggi sto sporcando tanto, eh. Non fate mai così con la spatolina, perché la spatolina è tagliente e potreste rovinare il margine del manufatto. Quindi sempre con qualcosa di morbido rimuovete, perché naturalmente nel restauro dobbiamo stare attenti anche a non rovinare i bordi del manufatto, che sono naturalmente parte integrante e integra molto spesso dell'opera d'arte. Oggetto di restauro anch'esse, ma sicuramente non dovremo aggravare la situazione di quello che andiamo a restaurare. Bene, a stuccatura ancora fresca, sistemate le parti che secondo voi sono ancora da livellare. In generale le stuccature meno si lavorano meglio vengono, quindi con il solito tampone pulite lì dove secondo voi necessita. Portiamo bene la stuccatura agli angoli, come vi ho detto gli angoli sono molto importanti perché sono quelli dove si presentano poi le depressioni maggiori quando il gesso si ritira, come vi ho detto nella lezione precedente della stuccatura a colatura. E voilà, il gioco è fatto. Adesso puliamo i margini definitivamente e lasciamo asciugare. Ci starà 6-8 ore per asciugare completamente. Eccoci qua, una volta passate 24 ore la stuccatura è totalmente asciutta. Come vedete, una stuccatura ben fatta è una stuccatura che non presenta particolari avvallamenti, che al tatto risulta già ben omogenea. C'è solamente da sistemare proprio lo strato superficiale, giusto per far sì che la pittura poi venga accolta nel migliore dei modi. E allora prepariamoci un pezzettino di carta abrasiva, che è comunque un pezzettino molto piccolo, vedete, in modo da poterlo controllare ben bene. Guardate, fate il raffronto con la mia unghia e vi renderete conto di quanto è piccolo il pezzettino, perché siete abbastanza vicini per farvi vedere il lavoro. E cominciamo a carteggiare con questa è una 120, per poi passare successivamente a una 220 ancora più sottile, con senso rotatorio, stando attenti a non uscire dai margini. Quindi qui diamo solamente un primo passaggio, diciamo che ci apriamo la strada, e poi passiamo subito a una carta abrasiva più morbida, che invece ci permetta di lavorare in maniera più disinvolta, quindi dall'interno verso l'esterno. Ovviamente io qui soffio, ma voi con una pennellessa accompagnate bene via la polvere, perché naturalmente non bisogna farla aderire nella pellicola pittorica quando fosse vera. Qualcuno di voi mi ha chiesto se le stampe si restaurano anche così. No, le stampe si restaurano in maniera diversa, ve lo farò vedere nel corso dei restauri di arte per te, dei piccoli interventi di restauro di arte per te.
Ora vi faccio vedere una cosa, per agevolarvi sui margini, stando molto attenti col bisturi obliquo, potete fare anche un passaggio a bisturi per la levigatura. Per esempio, io per la mano che ho lo preferisco, controllo meglio il bisturi della carta abrasiva, mi piace più da usare la lama, pratica una sezione già di per sé morbida e nello stesso tempo molto molto pulita. Ma per fare una levigatura così bisogna allenarsi parecchio su tavolette di questo tipo. Vedete, si puliscono anche molto meglio i margini senza il problema, guardate, qui ho pulito, qui ancora no, senza il problema di graffi, naturalmente se sapete maneggiare bene il bisturi, se la lama del bisturi è tenuta in buono stato. E poi solo alla fine si omogeneizza ripassando la carta abrasiva. Ok, in questo punto, per esempio, la mia stuccatura è molto morbida, molto vellutata. In questa stuccatura c'è un angolino dove andrebbe rimpinguato il gesso, ma non vi sto a tediare più di tanto perché il procedimento è esattamente quello che vi ho fatto vedere per la prima immissione. Bisogna poi riaspettare il tempo di asciugatura, quindi levigare nuovamente. Se il dubbio è levigare e poi mettere la materia e poi rilevigare, sì. Bisogna levigare una prima volta, immettere la stuccatura lì dove manca il gesso, lo stucco, quindi rilevigare una seconda volta. Bisognerebbe anche fissare la stuccatura, e ora vi faccio vedere come. Ok, a questo punto, come vedete, ho già preso il mio pennellino, prendo la mia acqua fatta, costituita da 9 parti di acqua e una di colla di coniglio, e fisso le polveri della levigatura dopo aver naturalmente ripulito molto bene con una pennellessa il tutto. Quindi sgocciolo molto bene il pennello dopo che l'ho intinto e passo velocemente sulla stuccatura in modo che la colla fissi definitivamente tutto il pulviscolo del gesso che con la carteggiatura e con la levigatura a bisturi è venuto via. Bene, questo tipo di stuccatura è indicato per le stuccature non in piano, quindi per le stuccature in parete o a soffitto, per le stuccature con supporto rigido o tela, quindi dipinti sia su tavola che su tela, è indicato ed è, secondo me, a mio avviso, il miglior modo di stuccare, quello che dà maggiori garanzie. La pasta viene in una densità migliore rispetto a quello liquido per l'immissione poi del colore successivamente, quindi l'integrazione della lacuna con l'integrazione pittorica a tratteggio. Con questo metodo veramente imparato bene è difficile avere un risultato errato, quindi forse si lavora un po' di più, però alla fine si risparmia tempo perché si leviga di meno molto spesso e il risultato è più certo. Andiamo di là. Avete visto, non è difficile fare questo genere di stuccature. Anche qui la cosa molto importante è l'attenzione. L'attenzione è l'ordine nella posizione della stuccatura. Ordine intendo mantenere sempre gli strumenti ben puliti. Quindi tra un passaggio e l'altro pulite sempre la spatolina in modo che quando stenderete lo stucco non vi rimangono le righe dello sporco che insisteva sulla spatolina stessa. È così che la stuccatura possa venire da subito il più liscio possibile. Anche qui state attenti a non rovinare i margini, quindi anche per questo tipo di stuccatura suggerisco grandi allenamenti su tavoletta fittizia, quindi su una tavoletta di compensato con del cartoncino e un'immagine di sacrificio. Soltanto quando della vostra immagine i bordi rimarranno integri sarete pronti per passare a fare le stuccature sui manufatti veri e propri. Mi raccomando, cautela e rispetto per le cose che ci circondano. Bene, vi rimando al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!